è quello vero fatto di prodotti. Il beneventano Gennaro Masiello è stato confermato presidente di Coldiretti Campania. L'Assemblea degli Stati Generali lo ha rieletto per i prossimi 4 anni e ha nominato anche il nuovo consiglio direttivo, vicepresidente il paganese Vittorio San Giorgio. Puntare a nuove dinamiche di mercato, ha detto Masiello, è l'obiettivo principale del mio nuovo mandato. Dobbiamo accelerare il processo di trasformazione che abbiamo avviato e affermare il modello economico che vogliamo, più giusto, più sostenibile, fatto di più agricoltura e di più territorio. Della nuova giunta di Coldiretti fanno anche parte Tommaso De Simone, Filomena Caccioppoli e Prisco Lucio Sorbo, ai quali si aggiungono Vito Busillo, Antonio Ciabrelli, Francesco D'Amore, Vincenzo Di Nardo, Nicola Palma, Antonio Gianito, Giuseppe Pecoraro, Maria Felicita Brini, che è l'ultima a completare il Consiglio. L'emergenza in regione è il lavoro, indubbiamente, e in particolare il lavoro per i giovani. Occorre una politica nuova che incentivi la crescita, che incentivi nuove iniziative. Bisogna aiutare i giovani a iniziare l'attività in agricoltura e negli altri settori. Noi dobbiamo concentrare gli aiuti dell'Unione Europea sui veri agricoltori, su quelli che producono, che fanno vera agricoltura. La lotta alla contraffazione, che oggi è una concorrenza sleale per i nostri imprenditori e per i nostri produttori. Il no chiaro sugli OGM è fondamentale e una politica agricola comunitaria che evidentemente premi gli agricoltori veri e che vivono di agricoltura. Il nostro è un progetto che avvolge, il nostro è un progetto che porta alla centralità all'agricoltura, quella vera, quella nostra, e porterà però nel prossimo futuro alla centralità di ogni azienda, in modo che quelli che sono i successi che si ha come prodotto italiano made in Italy, noi avremo lo stesso successo all'interno della redditività poi dell'azienda, che è la nostra ambizione nel momento in cui ci presentiamo sul mercato con prodotti veri.